che come mi dice sì, è stata una grande donna. E ho avuto il privilegio di conoscere Franca negli ultimi 3 anni e faccio uno spettacolo anche abbastanza politico che si chiama il Franca Rame Project, sull'atto ignobile che avvenne a Franca nel 73. Quindi con tutto diciamo la contestualizzazione politica dei cosiddetti anni di piombo. Leggo la poesia che trovate anche nel libro Sebbene che siamo donne. Dormi, sorella, su queste barricate, perché uomini e donne intoneranno ancora la notte e la canzone. Dormi tra le loro ribane, noi cammineremo a pugni chiusi con il tuo cuore. Grazie. Alle compagne e ai compagni dell'Enoteca Popolare, del Centro Sociale La Strada, che hanno permesso questa iniziativa. E questa sera con noi, come già avete visto, oltre a me, Silvia Baraldini, c'è Dale Zaccaria che ci accompagnerà nella lettura di alcune poesie e Ludovica Valori alla fisarmonica. Sebbene che siamo donne è un libro di storia che parla di storia attraverso le storie, attraverso il racconto della vita di 10 militanti politiche che dall'inizio degli anni 70 fino a tempi più recenti hanno deciso scelto di combattere o lottare con mezzi illegali nell'ambito di diverse organizzazioni o aree della sinistra rivoluzionaria. Parleremo di queste vite attraverso testimonianze, letture, attraverso immagini in parte inedite, ricordando appunto la vita di queste donne, di queste militanti,
che appartengono a una storia molto spesso esorcizzata, rimossa dalla memoria collettiva. È una storia sicuramente complessa, delicata, quella appunto della lotta armata, della violenza politica. Questa sera però ci metteremo dalla loro parte, daremo voce alle parole di queste donne e delle organizzazioni politiche nelle quali queste donne hanno militato. Dare la parola non significa necessariamente condividere o avallare le loro scelte e i metodi di lotta, significa però cercare di uscire dal coro di chi affronta questi temi a suon di scomuniche. Uno degli obiettivi di questo libro è proprio quello di voler comunicare attraverso il racconto delle loro vite che queste donne sono parte, fanno parte della lotta per l'emancipazione del proletariato, della lotta per la giustizia sociale, per una società senza più classi e senza sfruttamento. Sono donne che al cambiamento sociale, alla lotta per una società più giusta, hanno dato un'importanza così grande da arrivare a sacrificare la propria vita. 10 storie italiane, oltre a queste 10 storie, come abbiamo già detto, c'è nel libro anche una testimonianza diretta, che è la testimonianza di Silvia Baraldini, e stasera ce ne parlerà lei direttamente. Grazie. Specie di valzer. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio gli uomini e donne dell'Enoteca Popolare che hanno organizzato questa serata. Allora, vorrei iniziare spiegando perché ho deciso di partecipare a questo libro, e ci sono in verità molte ragioni, ma vorrei parlarne di tre. Come ha detto la mia migliore amica, io sono molto privilegiata perché posso raccontare la mia storia e posso anche scegliere dove raccontare la mia storia, cosa che le altre 10 donne non hanno purtroppo l'opportunità di fare. Ho scelto questo libro perché mi è sembrato un confronto interessante, la mia esperienza negli Stati Uniti, un percorso politico che mi ha portato a una decisione molto simile a quella di queste donne, e mi è sembrato una cosa interessante per appunto chi lo legge fare questo confronto e vedere che cosa ha animato le persone come me negli Stati Uniti a raggiungere quel punto di rottura. La seconda ragione che ho voluto partecipare a questo libro è perché mi è sembrato anche giusto politicamente di stare a fianco di queste donne, e stare a fianco di queste donne nella parola aiutava forse a liberare l'aria da molti equivoci, perché spesso andando in giro per l'Italia a volte la gente mi diceva: ma 43 anni non hai fatto nulla, come mai 43 anni? E invece volevo appunto spiegare molto chiaramente che questa percezione era sbagliata e che facevo parte di un movimento che a un certo punto ha deciso che bisognava anche negli Stati Uniti aprire un fronte clandestino. La terza ragione che ho scelto di partecipare a questo libro era per me un inizio di cominciare proprio a scrivere la mia storia, e questo mi è stato chiesto varie volte, però molto enfasi è stato messo sulla questione del carcere, e questa parte, aspetto della mia storia, forse dal mio punto di vista è meno interessante. E invece era molto più interessante per me cominciare a riflettere su quello che è accaduto e mi ha portato al carcere, e il percorso il percorso politico e le ragioni per cui sono finita in carcere. Anche perché molto spesso quando la gente pure mi parlava del carcere, quello che emergeva era un ritratto di una persona che in qualche modo era stata vittima
degli Stati Uniti, è vittima dell'ingiustizia degli Stati Uniti. E tutto quell'aspetto esiste, però non era secondo me la cosa principale. La cosa principale era iniziare ad analizzare il movimento e le decisioni che aveva preso quel movimento nel cercare appunto di dire anche negli Stati Uniti c'è bisogno di un movimento rivoluzionario. Grazie. Dell'ultimo minuto rischia di far saltare tutto. Due uomini e una donna si incontrano non lontano dall'ambasciata statunitense di Atene. Il cipriota Giorgios Tsipouris ha appena ritirato il maggiolino da un elettrauto, si mette all'opera. La prima volta ha osservato con attenzione il compagno italiano montare il meccanismo orologeria. Un'ora di lavoro e tutto sembra a posto. Accende il motore, si avvia anche il tergicristallo. Spegne, riaccende, niente da fare. Tra i due uomini non c'è accordo. A non voler rinunciare all'azione è proprio lui, il cipriota, che deve guidare l'auto. Lo sguardo va verso la donna. Sembra non avere incertezze, Angeloni, nonostante il rischio, nonostante il guasto riparato in tutta fretta. Troppo tardi per abbandonare, due sì e un no. L'abbraccio con il compagno greco è commosso, osserva l'amica italiana, la sua andatura elegante, alta, slanciata, capelli rosso Tiziano. Elena si volta, i suoi occhi verdi brillano al sole. I miei libri, dateli a mio figlio. Le ultime parole, prima di salire sull'auto, trasformate in un ordigno di giustizia, di libertà, la libertà del popolo greco dai colonnelli guidati da Papadopoulos, la libertà di un paese trasformato dall'aprile 67 in una grande prigione. Giorgos va al posto di guida, il tragitto è breve, un chilometro più o meno. Deve lasciare il maggiolino ai limiti del parcheggio. Durante la notte il timer accenderà l'auto facendola arrivare fino al retro dell'ambasciata degli Stati Uniti.
A quel punto il tag di cristallo attiverà i detonatori. Elena è seduta a fianco a lui, 31 anni, un figlio che ne ha quasi 9, è impiegata alla Mondadori a Milano. Dal 68, dopo la separazione, frequenta gli studenti greci, è iscritta al Partito Comunista. Il compagno greco milita nella squadra Aris del fronte patriottico antidittatoriale legato al Partito Comunista dell'Interno. La scelta è caduta sull'ambasciata americana perché la zona di notte è deserta e per il significato simbolico. Gli Stati Uniti, il cervello della dittatura militare. L'azione non deve causare vittime, molti compagni all'estero hanno aiutato, un anziano militante del PC si è dato da fare per i passaporti. A ogni metro che l'auto si lascia alle spalle, la strada sembra espandersi verso un orizzonte sempre più sfumato. Una fiammata, un boato, e in una grande nuvola di fumo nero volano via le vite di Elena e di Orvos. È il 2 settembre 1970. Nella persona di Elena Angeloni, il nostro popolo vede l'amore e la solidarietà del fratello popolo italiano. Il suo eroico sacrificio, analogo a quello di migliaia di partigiani italiani caduti combattendo nella resistenza greca, rinsalda ancor più i vincoli militanti che uniscono i nostri popoli. Mikis Theodorakis. Il 18 settembre a Milano i funerali di Elena, bandiere rosse, pugni alzati, per la resistenza greca c'è Melina Mercuri, ci sono i compagni, gli amici, i militanti del PC, a titolo individuale. Il partito non c'è, il partito prende le distanze, anche se ufficialmente sostiene la resistenza. Il segretario della sezione 25 aprile viene costretto dalla federazione a strappare la matrice della tessera di Elena, a cancellare ogni traccia della sua militanza nel PC. La dittatura in Grecia viene sconfitta nel 74. I giornali italiani si ricordano di Elena nel 2001, dopo i fatti di Genova, quando un suo nipote finisce alla ribalta della cronaca. Nato nel 78, non ha mai conosciuto Elena, ma un figlio li ha legati, il comune desiderio di giustizia, di libertà. Il nome di suo nipote è nel cuore di tutti noi, Carlo Giuliani. Il movimento si è aperta alla questione di costruire una forza rivoluzionaria all'interno degli Stati Uniti. Voglio essere molto chiara che non sono stati i bianchi che hanno proposto questa direzione, ma questa spinta è arrivata dai movimenti di liberazione nazionale che in quegli anni erano molto attivi all'interno degli Stati Uniti, i nativi, il movimento per la liberazione di Porto Rico, la colonia diretta degli Stati Uniti, i cittadini messicani che vivevano all'interno degli Stati Uniti e il popolo afroamericano. E chiaramente questa questione di costruire un'alleanza che avrebbe compreso anche un aspetto della lotta armata è stata proposta principalmente, almeno a noi, dalle forze rivoluzionarie afroamericane. Voglio essere molto chiara su questo, perché in Italia sono circolati anche dei documentari molto interessanti che però credo hanno dato l'impressione sbagliata e hanno proposto proprio come all'avanguardia delle forze bianche, come tipo Weatherman, e Weatherman ha avuto un ruolo importante nel movimento negli Stati Uniti, ma la forza e la propulsione rivoluzionaria non è stata la forza veramente fondamentale che ci ha portato a un punto di rottura dove abbiamo capito che ci trovavamo di fronte a un sistema di potere che non poteva essere riformato ma doveva essere abbattuto, è stato il ruolo del movimento rivoluzionario afroamericano, e voglio essere molto chiara su questo.
Perché spesso quando giro in Italia mi parlano del movimento dei diritti civili, e il movimento dei diritti civili è importantissimo, ha avuto e ottenuto delle riforme importanti, ma quella stagione era terminata, ed era terminata con l'approvazione di certe leggi che hanno in qualche modo cambiato il paese, ma non hanno cambiato la posizione strutturale del popolo afroamericano. E in qualche modo quello che sta accadendo in questi mesi negli Stati Uniti, e specialmente la lotta contro, diciamo, l'esercito di occupazione di sempre, che è la polizia, nelle comunità afroamericane, dimostra come le cose sono cambiate per rimanere le stesse, come diceva Tommaso di Lampedusa. Dico questo perché c'è stato anche all'interno del movimento una lotta contro il nostro razzismo stesso, perché il movimento chiaramente era stato costruito in modo tale da riflettere come era costruita la società. C'era ad esempio una cosa che non ho mai menzionato, ma c'era per esempio una forte presenza del Partito Comunista degli Stati Uniti, che aveva una certa posizione, e si è dovuto anche rompere con quella posizione, perché erano molto contrari a certi sviluppi che avvenivano in quegli anni, in particolare le formazioni del movimento afroamericano, che erano più nazionaliste di quello che era permesso nella visione del Partito Comunista. Dico questo anche perché all'interno del movimento ci siamo dovuti chiedere ma come mai le strutture, anche i fondi, sono controllati da noi, ed è giusto che sia così. È stato proprio questo processo, anche all'interno del movimento, di analizzare la nostra posizione e di fare un cambiamento fondamentale, che ci ha portato accettare questo rapporto di solidarietà con le forze, io particolarmente, ma c'erano differenti forze in quegli anni, ma io per me stessa ho accettato con altri di lavorare insieme al Black Liberation Army. Voglio dire un'altra cosa, che la cosa che ci ha veramente convinto che questo era un passo necessario, che non si poteva solo andare avanti dimostrando o firmando petizioni, facendo tutte le varie cose che allargano un movimento di massa, ma che bisognava aggiungere anche un altro aspetto, un'altra dimensione al movimento, è stato quando si è scoperto che c'era una guerra segreta da parte del governo degli Stati Uniti, in particolare per eliminare le organizzazioni rivoluzionarie, e in particolare le organizzazioni del movimento afroamericano. Non so quanti di voi sono interessati alla storia americana, però c'è un famoso memorandum scritto da Hoover che dice che bisogna eliminare il prossimo Black Messiah, Messiah nero, e questo l'hanno fatto molto sistematicamente, ed è stata proprio la realizzazione che questa guerra stava avvenendo che ha spinto molti di noi a dire basta, bisogna agire. Maria Antonietta Berna. Antonietta e Lorenzo si amano, vogliono costruire insieme un domani più libero, un comunismo da conquistare con la rivoluzione, ma anche da mettere in pratica subito.
Sono militanti del gruppo sociale di Tiene, nato nel 77 nell'ambito dei collettivi politici verdi per il potere operaio. Con i compagni condividono le serate, le vacanze, l'attività politica, vogliono cambiare il mondo, ma anche soddisfare nell'immediato i bisogni e il desiderio di una socialità alternativa. Vogliamo tutto, tutto e subito, illegalità di massa contro la crisi e il sistema delle merci. Il gruppo sociale interviene nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri popolari. Nel 78 nasce il comitato operaio. Le campagne contro i licenziamenti, contro gli straordinari del sabato ottengono importanti risultati. Del territorio bisogna far crescere spazi di contropotere, bisogni essenziali per essere alla testa delle lotte sociali, bisogni del proletariato giovanile che rifiuta il lavoro e le regole borghesi. I compagni di Tiene lottano per l'applicazione del calmiere sui prezzi dei generi di prima necessità, per il diritto alla casa, entrano gratis ai concerti, mangiano nei ristoranti senza pagare il conto. Antonietta e Lorenzo sono convinti che la rivoluzione non si fa solo con le parole. Il gruppo sociale è la proposta pubblica, c'è poi il livello clandestino, il collettivo politico di Tiene, espropri di autofinanziamento, azioni contro lo Stato e il comando sul lavoro. La casa dei due giovani diviene una base operativa. In un nascondiglio nel muro ci sono armi, esplosivo, documenti. Nel 78 i compagni di Tiene aprono Radio Sherwood 3, il microfono della rivolta proletaria. Le apparecchiature si sottraggono alle radio commerciali, i soldi si espropriano come si può. Il 7 aprile 79 è una data indelebile nella storia dell'autonomia operaia, l'inizio di una catena di arresti. I collettivi politici veneti decidono di rispondere con una campagna di organizzazione, una serie di azioni in contemporanea in tutta la regione la notte dell'11 aprile. Notte dei fuochi, le chiama la stampa, l'obiettivo è lo Stato, le forze della repressione, caserme dei carabinieri. I compagni di Tiene si mettono al lavoro. Antonietta è a casa con Angelo e Alberto, Lorenzo è al lavoro, sono quasi le 5 del pomeriggio. I due giovani sono in cucina, preparano un ordigno artigianale. Lei è nella stanza accanto, davanti alla sua macchina per cucire. Un boato spezza l'aria, un fumo denso avvolge il palazzo. Nell'appartamento rimangono solo macerie e tre giovani corpi straziati. Ci sono vite che pesano come piume e vite che pesano come montagne. Firmano il volantino collettivi, comitati operai e di donne. Ricorda un'operaia, la mattina del 12 aprile spontaneamente ci fermammo in assemblea. Nessuno chiese il perché della loro scelta. Li ricordammo per come li avevamo conosciuti, per quello che ci avevano dato. Decidemmo di partecipare ai funerali. Lorenzo viene arrestato. La notte del 19 giugno si impicca in cella. Il medico del carcere, che lo ha lasciato in isolamento dopo un tentativo di suicidio, viene ferito dal fronte comunista per il contropotere. Nella rivendicazione si legge: i comunisti non dimenticano, come non hanno dimenticato Antonietta, Alberto, Angelo, caduti combattendo per il comunismo, per un futuro senza galere, senza abusini, senza torturatori e senza sfruttamento. Antonietta Lorenzo, 22 e 26 anni. Anna Maria Luzman. Hanno il colore grigio scuro dell'inchiostro, nella foto in bianco e nero le pozze di sangue intorno ai corpi. Quattro cadaveri lungo il corridoio, tre giovani uomini e una donna, piombati dal sonno alla morte. Genova, 28 marzo 1980, il massacro di Via Fracchia. È notte fonda quando i carabinieri irrompono nella base delle Brigate Rosse. L'artefice dell'azione è Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nei mesi precedenti la colonna genovese ha lanciato un attacco contro le forze di polizia. Il generale vuole dare una risposta forte. Individua la base sulle alture di Genova seguendo le indicazioni di Patrizio Peci, dirigente brigatista arrestato nel febbraio e subito passato dall'altra parte. I militari scaricano odio e piombo sui quattro giovani sorpresi nel sonno. La vita di Anna Maria Luzman si conclude così, a quasi 33 anni, sul pavimento di quella casa borghese, custode di un mosaico di affetti e di militanza. Ricordi dell'adolescenza insieme a ruvide tracce di una guerra combattuta in nome di un desiderio collettivo di giustizia sociale.
I vicini la conoscevano bene, discreta, gentile, prendeva il sole, curava le piante del giardino, seria, responsabile, amava i libri e lo studio, gestiva una base colma di armi e materiali. A dicembre si era svolta lì una riunione della direzione strategica. È incredula sua madre, l'altro ieri era il terzo anniversario della morte di papà e assieme siamo andati a pregare sulla tomba, la vedevo spesso, era tranquilla, serena, come sempre, non era ricercata, poteva coniugare la vita familiare di Anna Maria con la militanza politica di Cecilia, il suo nome di battaglia. Figlia unica di profughi fiumani, Anna Maria si era trasferita con la famiglia a Via Tracchia nel 63, un'infanzia all'insegna di un rigido perbenismo piccolo borghese. Nel 68 partecipa alle manifestazioni e i conflitti con il padre diventano più acuti. Nel 70 si sposa, ma il matrimonio dura poco. Al marito non va giù quel tallo comunista che rode il cervello di sua moglie. Anna Maria torna dai genitori. Alla morte del padre segue la madre a Chiavari, poi va a vivere a Via Tracchia. Nel giugno 79 si licenzia. La lotta di classe a Genova è molto aspra. Nella città operaia, medaglia d'oro della resistenza, dei moti del giugno 60 contro il governo Tambroni, nel 69 è nata la prima organizzazione armata italiana, il gruppo 22 ottobre. Poi una colonna delle BR. Genova diviene la cornice di una drammatica vicenda. Francesco Perazzi è un operaio cinquantenne del Interfeeder, un irregolare nelle BR. Guido Rossa, sindacalista CGL, militante del PC, lo vede lasciare vicino alle macchinette del caffè alcuni volantini con la stella a 5 punte. Lo denuncia. Finisce l'isolamento nel supercarcere di Cuneo. C'è sconcerto fra gli operai, le PM decidono di colpire Rossa alle gambe, ma durante l'azione, nel gennaio 79, il sindacalista cade sotto il fuoco dei brigatisti. Pochi mesi dopo Berardi si suicida in carcere. Poi Via Fracchia. A Cecilia viene dedicata la colonna veneta delle PR. Insieme a lei rimangono a terra Riccardo Dura, Lorenzo Betassa, Piero Panciarelli. In un reparto della Fiat Mirafiori compare uno striscione, onore ai compagni caduti a Genova. Esecuzione sommaria, vendetta di Stato, lo dicono in molti. Le foto, apparse 24 anni dopo, accrescono i dubbi. Ci sono particolari stonati, come i corpi dei tre brigatisti in posizione prona, le braccia piegate all'altezza della tempia. Sembrano caduti mentre erano con le mani intrecciate dietro la testa, arresi a un nemico deciso a eliminarli. Il comunicato brigatista è un atto d'accusa, dopo essersi arresi sono stati trucidati, ma anche una promessa. Alla fine niente resterà impunito.